Presidenza. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto inoltre che, in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti su tale forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte loro non vi siano obiezioni. Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Partecipano all'audizione odierna Marina Ceccarelli, referente per i servizi di volontariato nelle carceri per le persone tossicodipendenti, alcoliste e senza fissa dimora della comunità di Sant'Egidio, Massimo Farinella, presidente della sezione M del CTS del Ministero della Salute, Claudio Maria Mastroianni, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIMIT, e professore di malattie infettive presso l'Università La Sapienza di Roma, Elio Manzillo, direttore dell'unità operativa complessa di immunodeficienze e malattie dell'emigrazione, azienda dei Colli, ospedale Cotugno di Napoli. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro i 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Marina Ceccarelli. Prego. Buongiorno a tutti e grazie di questa possibilità. Mi scuso se l'altra volta ho dovuto rinviare, ma purtroppo sono subentrati problemi familiari imprevedibili. E vorrei ringraziare soprattutto perché leggendo la proposta di legge indubbiamente sì, apprezzo lo sforzo del legislatore di aver ripreso tutti i termini della legge 135, che fu una legge nazionale importantissima, lo è stata per tanti anni, proprio in un momento in cui l'epidemia di AIDS si sviluppava in maniera diciamo esponenziale. Certo, oggi sembrerebbe strano dare tanto rilievo a questo tema mentre siamo durante una pandemia da Covid che veramente ci ha accolto tutto il mondo. Invece io credo che sia molto importante, anche perché, come si dice nell'introduzione, diciamo, là dove si dice che tale malattia è controllabile ed è giusto, ma che tuttavia presenta una mutabilità intrinseca che non consente di diminuire l'impegno della prevenzione, della ricerca e di adozioni di strategie. Su questo io vorrei dare il mio apprezzamento su ciò che io con altre persone della comunità di Sant'Egidio, per cui abbiamo combattuto tanto, e cioè i servizi di cura della persona, non solo della cura farmacologica, sanitaria, quindi gli ospedali, degli hospital, eccetera, che certo non sto io qui a spiegare, ma soprattutto dei servizi di assistenza alla persona, come l'assistenza domiciliare e le cosiddette case famiglia. Oggi la situazione della patologia è cambiata, ma questi servizi sono fondamentali. Lo dico per esperienza personale: io dal 1989 ho cominciato a occuparmi con un gruppo della comunità di Sant'Egidio delle persone allora ricoverate, vi ricorderete tutti, per tanti mesi, a volte 6 mesi, 7 mesi, e soprattutto l'assistenza a volte era l'assistenza, l'accompagnamento alla morte. Purtroppo non c'erano i farmaci che ci sono oggi, non c'era stata la ricerca che c'è oggi, eccetera. E quindi la possibilità invece di poter curare le persone presso il proprio domicilio o accompagnarle, oppure creare per coloro che non hanno dei familiari, delle strutture idonee, è stata veramente una grande risorsa, e per questo abbiamo tanto combattuto. Abbiamo combattuto anche, e quindi è importante portarlo avanti anche oggi, come tipologia di servizi da proporre. E abbiamo combattuto perché allora, vi ricorderete, lo stigma sociale era talmente elevato che c'era proprio una guerra rispetto alla creazione di case famiglia, ce lo ricordiamo qui a Roma,
addirittura ci furono delle manifestazioni contro l'apertura di queste strutture. E quindi è importante oggi dirci che queste strutture non sono più strutture per i morenti, ma sono strutture che danno dignità alle persone che non possono magari avere un domicilio dove potersi curare. Certo, sono strutture più dinamiche, parliamo anche di semi-autonomia, e questo è molto importante, di co-housing. Quindi questo è molto importante pensare di finanziarlo e di riproporlo. Ma vorrei richiamare l'attenzione sull'importanza strategica dell'ampliamento dei servizi sulle tossicodipendenze. Cioè, mi sembra che è stato dato, scusate un attimo, lo riprendo. Nel comma, nel comma E dell'articolo primo si accenna al potenziamento dei servizi territoriali, scusate, per le malattie sessualmente trasmissibili, loro adeguamento alle esigenze sanitarie emergenti e potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti. Mi sembra solo in questo punto di poter dire che questo brevissimo cenno meramente declamatorio è troppo poco. Sapete benissimo quanto la tossicodipendenza di un certo tipo, se volete, cioè le iniezioni di eroina che peraltro sta riprendendo in Italia, è stata causa di tanta morte, non solo di overdose, ma proprio di malattia, di infezione, di trasmissibilità. Allora, oggi come oggi, i servizi per le tossicodipendenze languono di personale, di tutto, e sono veramente invece delle risorse preziosissime e importantissime, perché non ci si occupa della persona solo per la sua dipendenza, ma a tutto tondo delle sue condizioni di salute, quindi anche di tutte quelle patologie, soprattutto infettivologiche, che possono essere inerenti a questo. Quindi io su questo volevo soffermarmi e dire che forse su questo bisognerebbe provare a dire qualcosa di più. Vi ringrazio e per ora mi taccio. Grazie a lei. Passo adesso la parola a Massimo Farinella. Prego. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Sono presidente della sezione M del CTS, che raccoglie circa 33 organizzazioni. Io faccio parte dell'Associazione Mario Mieli di Roma. Anch'io vorrei ringraziare innanzitutto per questa possibilità di ricominciare a parlare di HIV/AIDS anche a livello parlamentare. Quindi è importante questa PDL perché va a riformare la 135 del 90, come ricordava appunto Marina Ceccarelli, che è stata sicuramente una legge fondamentale per quei tempi e che oggi ha bisogno di una revisione, tra virgolette, nel senso che ci sono stati dei cambiamenti, soprattutto dei progressi scientifici, per cui oggi quella legge non risulta più, come dire, attenta a valutare altri impatti e altre questioni. E noi, sia come sezione M che come gruppo di associazione, abbiamo mandato già precedentemente a questa commissione delle memorie su alcuni punti, anche con abbiamo avuto delle interlocuzioni, diciamo, informali sia con l'onorevole Dattis, l'onorevole Rizzo Nervo, che ringrazio per la loro attenzione e qui riporto semplicemente alcuni punti che secondo me insomma sono essenziali e che comunque richiedono una maggiore attenzione. Si parla in questo testo di legge di HIV e di pandemie. Secondo noi è bene però separare molto i due aspetti, perché è bene una legge sulle pandemie, ma quello che ci ha insegnato il Covid è che c'è bisogno insomma di una serie di interventi specifici, mentre per l'HIV, l'ho raccontato benissimo Marina prima, è cambiata appunto moltissimo
questa infezione, quindi anche l'approccio deve essere diverso rispetto a una pandemia che ha carattere di emergenza. Quindi noi sottolineavamo questo aspetto di o separare nella legge i due capitoli era ben distinta, oppure di separare proprio le secondo noi serve poi una connessione molto evidenziata con quelli che sono i richiami internazionali. È stato più volte qui ricordato, penso, l'agenda ONU 2030, quello della Commissione Europea 2025, dove vengono comunque indicati quali sono gli obiettivi a cui ci accingiamo a dover comunque arrivare, sia come paese che come Europa, che come contesto mondiale. Sono trattati e appunto documenti internazionali anche sottoscritti dal nostro paese. L'altro aspetto importante è appunto quella di introdurre nei curricula scolastici proprio dei programmi di educazione sessuale affettiva e di prevenzione sull'HIV e anche di altre infezioni sessualmente trasmissibili. E consentire quindi sia agli adolescenti, ma a tutta la popolazione, quella di consentire a tutti l'accesso ai mezzi di prevenzione esistente in maniera anche gratuita. E un altro aspetto che la legge cita, però secondo noi non tocca in maniera abbastanza, è il terzo settore, nel senso, appunto, Marina prima ricordava i servizi importantissimi di assistenza domiciliare e casalloggio, ma ce ne sono tanti altri. Ricordo ad esempio i servizi di offerta dei test rapidi che vengono effettuati dalle associazioni al di fuori dei contesti sociosanitari, che possono avvenire sia in sedi, sia durante le unità di strada, nei locali, eccetera, o altre attività comunque di sostegno, di cura comunque alle persone con HIV e di programmi di informazione e prevenzione. Ecco, secondo noi ci dovrebbe essere un riconoscimento, insomma, anche quel testo di legge degli enti del terzo settore o comunque degli organismi del privato sociale. Ora, la riforma del terzo settore, come sapete, indica due strutture che sono l'organizzazione di volontariato e l'associazione di promozione sociale. E la creazione anche di un fondo ad hoc. Sappiamo che c'è stato un emendamento e siamo contenti di questo a bilancio del 2021, cioè a dicembre 2021, un emendamento a bilancio che prevede 3 milioni di euro e fa riferimento proprio a quella parte della legge 135-90 sulla prevenzione e richiama anche il piano nazionale di essa. Ecco, su questo noi apprezziamo, insomma, questo sforzo, uno sforzo che quindi 3 milioni, insomma, sono pochi per attivare tutta una serie di interventi, ma sicuramente si può andare in quella direzione. E poi crediamo che ci sia anche bisogno di una revisione del sistema di formazione. Come sapete, ci sono anche dei fondi, il 185 lo prevede e ancora adesso, insomma, vengono erogati dei fondi della formazione che per adesso sono destinati soprattutto a chi lavora nei reparti di malattia infettiva. Noi invece vorremmo che questi corsi di formazione vengano ampliati e quindi questi soldi vengono utilizzati per fare più corsi di formazione a tutto il reparto medico, quindi medici di medicina generale, gli operatori sanitari di altri settori e ovviamente gli operatori del terzo settore. In più ci deve essere anche sicuramente un ampliamento, un aggiornamento dell'aspetto sulle discriminazioni. Ci sono ancora discriminazioni rispetto all'accesso al mondo del lavoro, rispetto ad esempio alle assicurazioni, che le assicurazioni sulla vita o i mutui che riguardano le persone con HIV. Poi l'introduzione, ad esempio, proponiamo dei contesti di screening e servizi unitari. Praticamente oggi sono esistenti in alcune, più o meno
tutte le regioni, ma sono molto pochi dei centri MST. Noi vorremmo che comunque a questo fosse legato anche quello che era una volta il consultorio, nel senso che deve essere uno spazio dove poter fare dei test, non solo HIV ma anche per altri ST, ma ricevere anche informazioni, almeno quindi la costituzione di un centro di questo tipo per ogni provincia. E rispetto alla legge poi notavamo appunto che la creazione di questo dipartimento interministeriale, ecco, secondo noi sarebbe da superare questo, ma invece di rafforzare quello che è la struttura che già esiste presso il Ministero della Salute, cioè il CTS, che potrebbe poi raccordarsi con gli altri ministeri per appunto la programmazione. E infine ricordo poi il collegamento con un piano nazionale. Esiste già in Italia il piano nazionale di S, che è comunque anche un esempio di come per come è nato, un esempio secondo noi proficuo, dove sono stati coinvolti tutti quanti gli attori, istituzioni, terzo settore, il mondo clinico, e si è lavorato a un piano nazionale dove sono elencate tutte le azioni da fare, sia a livello di prevenzione, a livello di cura, di assistenza, a livello appunto anche di contrasto allo stigma e alla discriminazione. Ecco, secondo noi la legge dovrebbe prevedere un collegamento con il piano e magari anche quindi la creazione di un fondo ad hoc e il praticamente l'aggiornamento del piano nazionale ogni 3 anni, a cui sarebbero chiamati i diversi attori. Per adesso anch'io mi fermo qui, grazie. Bene, grazie. Do ora la parola al professor Mastroianni, prego. Grazie, grazie per avermi invitato, per aver invitato la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, di cui ho l'onore di presiedere da qualche mese. SIMIT in pratica rappresenta tutta la grossa rete di infettivologi a livello nazionale, che ha permesso quindi, con tutta la struttura di rete di malattie infettive, che è stata fondamentale sia all'epoca del contrasto appunto della prima epidemia di quanto ci fu l'AIDS esplose, e quindi l'importanza della nostra rete è molto importante, articolata in sezioni regionali, cui diciamo che sono molto ben collegate con il territorio, però ecco, volevo sottolineare che molto spesso anche con delle differenze, nel senso che i nostri rappresentanti a livello regionale, per esempio, non sono sempre inclusi nelle commissioni regionali AIDS previste dal piano nazionale. E mi volevo subito riagganciare proprio all'ultimo punto che ha detto Massimo Farinella, perché si parla di piano strategico nella legge, uno dei primi articoli, ecco, credo che sia importante, oltre il collegamento con i documenti internazionali, fare uno specifico riferimento proprio al piano nazionale DS, perché proprio declina in maniera precisa e puntuale tutti gli interventi che debbono essere fatti sia a livello centrale ma soprattutto a livello delle singole realtà regionali, in cui appunto è molto importante che ci sia questo riferimento, in cui vengono dati gli indicatori, gli obiettivi. Non sto qui a ripetere quello che è ben declinato, in cui noi tutti, diciamo anche la SIMIT ha partecipato, un po' tutti gli attori coinvolti hanno contribuito, e credo che piano 17-19, che forse vale la pena anche un po' riaggiornare, ma è fondamentale, deve essere diciamo la linea guida, chiamiamola linea guida, il punto di riferimento essenziale e cui la legge dovrebbe far riferimento proprio nella filiera. Poi è chiaro che altri punti da sviluppare, l'importanza di inserire nei piani di prevenzione all'interno delle centri che si occupano di malattie a trasmissione sessuale, quindi è molto importante fare questo collegamento, e poi i programmi di formazione e di educazione non solo sessuale ma anche sanitaria, molto importanti, e anche noi concordiamo con i progetti, con la revisione della campagna di formazione
che sicuramente deve essere rivolta agli infettivologi stessi, perché un conto erano gli infettivologi, diciamo, degli anni 90, che avevano di fronte una malattia che oggi è completamente diversa nella sua gestione, nella sua complessità, nella sua multidisciplinarità. Quindi questi corsi di formazione devono comprendere sicuramente anche gli infettivologi, le nuove leve, perché col Covid in pratica ha rivoluzionato le nostre strutture, abbiamo acquisito nuove forze, nuove leve che però debbono chiaramente avvicinarsi bene alla gestione di questa malattia che, come ho detto, è completamente diversa da come la gestivo io quando mi sono laureato negli anni 80-90, ma anche, comunque, anche alle altre figure professionali di altre discipline. Medici del territorio, ma anche discipline di tipo clinico, di quegli specialisti che si occupano soprattutto delle varie comorbidità. Quindi questo è un aspetto importante. Poi, chiaramente, essendo rappresentante della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, ecco, vorrei rivalutare il ruolo che l'infettivologo può avere anche continua ad avere nella gestione di questa malattia, ben vengano il riferimento alle strutture di malattie infettive, al mantenimento e all'adeguamento della rete delle malattie infettive, che è stata fondamentale. Però ecco, bisogna fare un passo ulteriore e credo nel senso che oggi l'infettivologo, oltre al ruolo cruciale che ha nella gestione a livello dell'ospedale, debba essere anche portato nel campo territoriale, quindi la creazione di una figura, chiamiamola infettivologo del territorio, infettivologo di prossimità, che però proprio nella gestione di questa infezione si colleghi anche con le altre figure professionali, medici del territorio, proprio con interventi di sanità pubblica, perché credo che questo, essendo cambiato il contesto clinico epidemiologico di questa malattia, è molto importante in questo senso. Poi, altro aspetto importante, favorire l'accesso al test, che vediamo deve essere diversificato e ampliato in tutte le occasioni e le modalità, in tutti i contesti sanitari. Vanno anche sviluppati programmi di sviluppo di occasioni di implementazione del test anche in contesti non strettamente sanitari. Come diceva Farinella, perché oggi proprio per favorire l'accesso al test a quelle popolazioni target in cui maggiore è la prevalenza dell'infezione. E per ultimo, ecco, volevo poi sottolineare che forse vale la pena, diciamo, fare anche un riferimento a progetti, essendo la mia una società scientifica, a progetti di ricerca. Quindi al finanziamento, perché noi avevamo il programma di ricerca Rotta Nazionale per l'AIDS. Io credo che un riferimento a progetti finanziari di ricerca, proprio per comprendere come le caratteristiche di questa malattia si stiano cambiando e come noi possiamo gestire meglio, sia da un punto di vista farmacologico, come terapia, continuum of care, continuità di cura, profilassi preesposizione, modificazioni. Diciamo, visto che la popolazione delle nostre persone con infezione, che vivono con infezione da HIV, sta cambiando, quindi è molto utile avere programmi di ricerca per comprendere meglio in che strada noi stiamo andando e poter affrontare poi nei prossimi anni, avere proprio delle basi anche cliniche con dei dati importanti per poter continuare a gestire al meglio questa infezione. Questi erano i punti, poi vi farò avere un documento dettagliato e preciso su questi aspetti che ho illustrato. E grazie per ora per l'attenzione. Grazie, do infine la parola ad Elio Manzillo. Prego. Innanzitutto ringrazio per l'opportunità che mi viene data. Sono neofita di queste situazioni e innanzitutto condivido totalmente quanto finora esposto e spiegato anche per quanto riguarda la modifica che l'infezione da HIV ha avuto nel corso degli anni. Come il professor Maestro Ianni, anche io quando
ho cominciato a praticare le malattie infettive, l'AIDS addirittura non esisteva e oggi ci troviamo a gestire una malattia completamente diversa. I punti sui quali mi sono segnato una particolare attenzione sono innanzitutto sicuramente quello che riguarda la ristrutturazione delle strutture di malattie infettive, perché è una malattia che è diventata moderna anche per quanto riguarda la terapia e l'assistenza, e gli ospedali invece rimangono un po' indietro come, proprio come struttura antica rispetto a una malattia che è cambiata, specialmente per quanto riguarda quelle che saranno le opportunità di un immediato futuro di trattamento di questi pazienti con delle terapie cosiddette long acting, che prevedono una terapia di tipo iniettivo. Noi dobbiamo nell'ambito degli ospedali anche trovare spazi dove poter poi praticare effettivamente questa terapia, che non è semplicemente dare delle pillole a pazienti che vivono una vita ormai praticamente simile a quella del tutto a quella di una persona normale, ma si tratta di dare un carico di terapia in più per un periodo prolungato di tempo, proprio per migliorare la qualità della vita e l'approccio con l'ospedale di queste persone. Sicuramente anche il punto che riguarda l'adeguamento degli organici, alla luce di quanto si sta verificando fra medici che vanno in pensione e piante organiche già carenti da prima, questo è un aspetto che va considerato, proprio perché l'AIDS è diventata una malattia che richiede più compartecipazione medica, e quindi anche quello che diceva prima il dottor Farinella, che riguarda l'attenzione dei corsi di formazione non soltanto per i medici di malattie infettive ma anche per le altre specialità, proprio perché l'AIDS ormai è diventata un'infezione che non è più strettamente soltanto di tipo infettivologico, ma più volte si richiede l'intervento di specialisti di altre branche che il più delle volte sono a digiuno per quanto riguarda l'HIV. Sicuramente il potenziamento della rete territoriale, principalmente per quanto riguarda la trasmissione sessuale, ma condivido anche quello che diceva la dottoressa precedentemente per quanto riguarda la tossicodipendenza, che è vero che è diventata una nicchia rispetto agli anni 80-90, ma è pur sempre presente ed è una sacca costantemente rilevata anche fra i naive all'infezione. A proposito dei naive, poi sono particolarmente preoccupato per quello che ci aspetta quando la pandemia da Covid ci consentirà nuovamente di rifare gli infettivologi, quindi di poter riaccogliere nei nostri reparti i pazienti con infezione da HIV, perché in questi anni di pandemia sono spariti, ma esisteranno da qualche parte, ci saranno i pazienti con infezione da HIV naive, e purtroppo credo che alla riapertura dei reparti noi avremo a che fare con pazienti particolarmente defedati, con una malattia particolarmente avanzata e che quindi richiederanno un impegno maggiore. Un ultimo punto che mi piaceva stressare era quello per quanto riguarda l'informazione della popolazione. Io ricordo, il professore Marx Froiani sicuramente lo ricorderà anche lui, quello che era l'attenzione mediatica negli anni 80 e negli anni 90 per quanto riguarda l'infezione da HIV, che è quasi del tutto scomparsa, e la popolazione, a parte le categorie cosiddette a rischio, che adesso possono essere la tossicodipendenza oppure i sex worker oppure gli omosessuali, credo che anche la gente comune abbia bisogno di essere attenzionata su un problema che non è mai sparito. Chi vive nei reparti di malattie infettive sa perfettamente che l'HIV è una malattia mai come oggi sempre più presente, con numeri che, seppur in maniera diversa, comunque continuano a incrementarsi. Quindi credo che un intervento anche di tipo mediatico che possa attenzionare la popolazione sul problema dell'infezione da HIV e non relegarlo soltanto al 1° dicembre come giornata mondiale dell'HIV, possa essere sicuramente un qualche cosa di migliorativo per quanto riguarda la conoscenza di queste infezioni. Grazie. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Dattis, prego.
Grazie, più che domanda io volevo anche come presentatore della proposta di legge, in questo caso anche come relatore, ringraziare gli auditi, ringraziare dei contributi che ci stanno dando, perché come abbiamo detto sin dall'inizio di queste audizioni noi abbiamo presentato una proposta di legge e quindi abbiamo parlamentarizzato il tema dell'HIV e dell'AIDS nel 2018, prima che accadesse quello che è accaduto con la pandemia, quindi in un mondo che era completamente diverso e anche il dibattito qui in Parlamento era completamente diverso. Vi volevo ringraziare perché addirittura mi riferisco in particolare al dottor Farinella, ci è stato trasferito proprio ci sono state trasferite delle proposte proprio puntuali di intervento sull'articolato della proposta di legge, che devo dire così da un primo confronto anche con i colleghi, insomma, mi sembrano obiettivamente molto ma molto valide, quindi diciamo sono soddisfatto, perché l'invito ad aiutarci a migliorare quel testo depositato nel 2018 è stato raccolto con spirito di costruzione, quindi ringraziare gli auditi e ringraziare la Presidenza per queste audizioni che ha voluto che ci mettono nelle condizioni di fare meglio il nostro mestiere. Grazie. Grazie onorevole Dattis, non mi pare ci siano domande, per cui ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buonasera. Chi volesse mandare memorie scritte, per chi non l'ha già fatto, può inviarle alla segreteria della Commissione. Grazie. Posso chiedere solo una cosa? Sì, prego. Sì, Massimo. Io ho già mandato una breve memoria dell'intervento di oggi, però stiamo raccogliendo le adesioni su un documento come sezione M, appunto, dove ci sono un po' puntuale sui vari emendamenti che vorremmo sul testo di legge. Potremmo inviare anche quelli? È già nelle mie mani, nel senso, se è quello che mi è stato... stiamo lavorando già su quello. Ah, ok. Perfetto. Ok, perfetto. Era quello che apprezzavo, insomma. Ok, grazie. Sì, no, non ci sono tutte le firme lì, però... Sì, va bene. No, ma grazie. Ok, allora l'onorevole Dattis provvederà a farle pervenire. Grazie, ringrazio di nuovo i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.